La trasmissione è offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge. Ben ritrovati anche questa settimana, una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura, come sempre tantissimi argomenti, parleremo di eventi a livello nazionale e a livello locale. Iniziamo con il villaggio Coldiretti a Roma, in cui la presenza del Piemonte è stata particolarmente significativa con gli agricoltori, i produttori e le eccellenze del territorio. Vediamo. Oltre 1 milione di persone, nonostante il maltempo, ha visitato nei 3 giorni dello scorso fine settimana il villaggio Coldiretti a Roma, che ha portato al Circo Massimo 80.000 metri quadrati di mercati, cibo di strada contadino e le eccellenze del Made in Italy. La rassegna hashtag Sto con i contadini ha ospitato 400 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, stalle, agriasili, fattorie didattiche, orti, antiche mestieri, pet therapy, laboratori, trattori e nuove tecnologie con workshop. Il Piemonte era rappresentato da 11 aziende agricole in vendita diretta. Ecco le interviste ai dirigenti Coldiretti subalpini e agli agricoltori piemontesi. Il Piemonte presente in forze al villaggio Coldiretti di Roma, oltre 1500 presenze nei 3 giorni, una grande partecipazione. Sì, assolutamente sì. Non potevamo mancare sulla scia dei successi delle edizioni che hanno preceduto questa romana, in particolare l'ultima di Torino che è avvenuta a giugno. Quindi ecco che il Piemonte si presenta in forze con le proprie aziende, con la propria cultura, con i propri prodotti, con il proprio territorio, in quella che è la manifestazione più grande che finora si è realizzata su una superficie di 6 ettari. Insomma, qui su Roma sta veramente succedendo una cosa che non si era mai vista. Con Piemonte interveniamo sia con l'apporto dei nostri agri-chef, che all'interno delle cucine faranno dimostrazioni di utilizzo dei prodotti tipici, attraverso, come dire, l'intraprendenza e la voglia di innovare dei nostri giovani all'interno del villaggio delle idee, dove si continua un lavoro attraverso un percorso che è iniziato la prima edizione di Milano, quindi un work in progress che continuerà fino alla fine dei vari villaggi. Siamo ovviamente presenti con le aziende dei mercati di Campagna Amica, non solo le aziende, come dire, tradizionali, ma anche le aziende che si occupano di agricoltura sociale. Sono ben 3 che fanno parte ormai della rete di agricoltura sociale, che soprattutto sul territorio piemontese ha avuto non soltanto un principio, ma sta avendo una diffusione molto importante. E poi parliamo anche della biodiversità. Biodiversità che si manifesta in 2 modi. Abbiamo la presentazione dei 40 prodotti dell'Atlante del sigillo di Campagna Amica, all'interno dei quali il Piemonte è presente con ben 40 eccellenze di biodiversità che vengono custodite gelosamente dai nostri agricoltori, e anche all'interno delle stalle organizzate dalla Associazione Italiana Allevatori, dove le razze piemontesi la fanno anche lì da padrona attraverso alcune specie di animali e di bovini veramente particolari. Torna la spesa sospesa, un'iniziativa solidale iniziata al villaggio di Torino. Sì, assolutamente sì, è una collaborazione molto interessante che è nata grazie alla collaborazione con Snow di Caritas. È un'iniziativa veramente importante per noi, perché prevede che chi fa degli acquisti attraverso i mercati di Campagna Amica presso le nostre aziende potrà lasciare un contributo in termini o monetari oppure in termini di acquisto di prodotti di qualità di Campagna Amica. Questi prodotti al termine verranno raccolti, consegnati a Caritas, e Caritas provvederà a consegnarli e a distribuirli alle famiglie più bisognose. È un'iniziativa che ha avuto il suo avvio a Torino, la sua presentazione. C'è stata già anche la prima distribuzione, interessante perché il materiale viene distribuito, il cibo viene distribuito non a pioggia ma soltanto a quelle famiglie che sono inserite all'interno di un percorso di redistribuzione del valore di quello di cui beneficiano, quindi famiglie che si danno disponibili a restituire quello che ricevono in termini di ore lavoro oppure di reinserimento lavorativo, quindi un qualche cosina davvero di molto importante che ha avuto un bellissimo successo. La particolarità è che la differenzia da altre iniziative di questo genere è, oltre alla finalità e alle particolarità che vi ho detto prima, è il fatto che all'interno dei mercati di Campagna Amica c'è la possibilità di acquistare il fresco, e quindi il prodotto fresco
fresco che arriva sulle tavole di decine e decine di famiglie bisognose è quello che, come dire, rende unica questo tipo di iniziativa. Grande presenza del Piemonte al villaggio di Campagna Amica. In realtà proprio le aziende di Campagna Amica popolano questo villaggio di Roma. Sì, nel grande mercato del Circo Massimo sono 12 le aziende piemontesi, sono un po' la rappresentatività del mondo Campagna Amica con le sue eccellenze, le sue tipicità. Di queste 12 aziende, 3 sono aziende che esprimono percorsi di agricoltura sociale, per cui ancor più con un valore aggiunto del prodotto, oltre ovviamente alla qualità. Moltissime le tipicità che le nostre 12 aziende esprimono all'interno del mercato, del grande mercato del Circo Massimo. Partiamo dalla tonda gentile delle langhe, quindi la classica nocciola in tutte le sue forme e trasformazioni, passando per l'ortofrutta trasformata, passando per il riso novarese e vercellese, l'aglio di Caraglio. Insomma, il consumatore romano, il turista avrà la possibilità di acquistare veramente le eccellenze del nostro Piemonte attraverso i nostri produttori, vedendo veramente chi li produce e chi li trasforma. Un villaggio molto partecipato questo di Roma e un afflusso veramente incredibile. Sarà forse dal fatto che si è visto tramite le televisioni, i giornali, i social media l'esito positivo degli altri villaggi e quindi anche la popolazione ha voglia di partecipare, ha voglia di andare a conoscere i produttori e di conoscere anche il nostro mondo Coldiretti. I giovani del Piemonte protagonisti anche al villaggio di Roma, al villaggio delle idee, un villaggio che parlerà di biodiversità. Esatto. Sì, dopo l'esperienza del villaggio Coldiretti a Torino, dove tantissimi giovani piemontesi hanno avuto la possibilità, l'opportunità di farne parte, hanno notato l'importanza di questa iniziativa, di questo raggruppamento di tanti giovani e in tanti hanno chiesto la possibilità di partecipare anche a questo villaggio di Roma. Come si svolgeranno le attività qui a Roma? Allora, appunto, come dicevi, il titolo è quello della biodiversità e lavoreremo da domani, in base anche alle esperienze ascoltate che ascolteremo oggi pomeriggio, suddivisi su 4 tavoli diversi. Quindi ogni tavolo avrà il suo titolo, la sua indicazione e a fine giornata si presenterà poi un lavoro concreto suddiviso appunto da tavolo a tavolo. Coltiviamo frutta e verdura nella nostra azienda e abbiamo un piccolo laboratorio di trasformazione dove facciamo tutti i nostri trasformati. In particolare abbiamo scelto di portare la giardiniera, che è il tipico antipasto piemontese, e i nostri trasformati di mirtillo, che abbiamo appunto la composta di mirtillo, con la composta di mirtillo senza zucchero e i succhi di frutta, che sono un prodotto tipico della nostra azienda e della nostra zona. Tu sei una giovane imprenditrice, hai scelto di proseguire l'attività di famiglia, cosa significa per te questo? Significa tantissimo, perché vedere l'azienda comunque che viene anche invitata a partecipare a eventi come questo è fantastico. E poi tutti i giorni la soddisfazione, perché vedere comunque i clienti che tornano contenti, soddisfatti, che ci dicono che le nostre cose sono buonissime, è la cosa più bella del mondo, sicuramente. Noi siamo un'azienda prevalentemente risicola, per cui i nostri prodotti principali è il riso, riso Carnaroli in purezza, Baldo, il Venere e il Corallo. Con il riso Carnaroli produciamo i risotti pronti, ne ho portato uno, una novità assoluta, che è il risotto con le nocciole, che è un bel connubio tra il dolce e il salato. Una novità che ho portato qui al villaggio a Roma è il salame con il riso, è un salamino particolare che ci fa un'azienda di Varzi, nel Tortonese, e ci fa esclusivamente per noi, inserendo il riso tostato all'interno. È una particolarità, una cosa molto sfiziosa, gustosa, è una novità assoluta. L'aglio di Caraglio, una tipologia di aglio particolare qui al villaggio Coldiretti di Roma. Esatto, sì, siamo venuti qua per rappresentare la provincia di Cuneo con questa particolarità, che è un prodotto tipico delle nostre zone, coltivato nel comune di Caraglio. Negli ultimi 10 anni ha avuto una riscoperta sia a livello regionale che a livello anche nazionale, perché adesso anche con questa possibilità cerchiamo di farci conoscere, anche perché il nostro prodotto è un prodotto conosciuto perché è molto digeribile, non ha problemi chi lo mangia di digestione dopo, e quindi ormai nell'Italia invasa dagli agli che arrivano dalla Cina, dall'estero, abbiamo un grande successo perché lo lavoriamo in un certo modo e quindi siamo qua apposta. Il riso al villaggio Coldiretti di Roma, una tipicità che esprime la
peculiarità del territorio novarese, vercellese, comunque del nord Piemonte. Certo, infatti ci tenevamo particolarmente a far conoscere i nostri prodotti in un posto dove ovviamente non hanno queste coltivazioni. Che tipi di risi avete portato? Allora, abbiamo parlato in prevalenza Carnaroli, sia normale che integrale, Arborio, Baldo e Roma, in onore della città ovviamente, Venere, Hermes, perché sono risi un po' particolari, degli integrali particolari per cui ci vengono molto richiesti e abbiamo deciso di portare anche questi. Anche risotti preparati, in particolare uno che esprime proprio il territorio di Novara. Esatto, la nostra paniscia, che è un risotto tipico della nostra zona. Consorzio Terre di Qualità, l'Astigiano riassunto in un solo unico stand al mercato di Campagna Amica al Villaggio Coldiretti di Roma. Che cosa avete portato? Siamo insieme a noi, ci sono i salumi dell'azienda agricola Luisette e i dolci dell'azienda agricola Trucchio Elisa, e io faccio parte dell'azienda agricola Musolino Giuseppa, che produce la robiola di Roccaverano. Tante bontà in un solo momento. Quali sono le cose più curiose che anche il consumatore è più invogliato ad assaggiare? Un po' tutte. Diciamo che il salame cotto incuriosisce molto la clientela romana, perché non è conosciuto e quindi non capisce bene la differenza da un altro salame. La robiola di Roccaverano è anche un presidio, un prodotto sigillo per la biodiversità. Sì, infatti la robiola di Roccaverano è tutelata da un consorzio proprio per garantire l'eccellenza di questo prodotto, perché è un prodotto unico veramente in Italia ed è reso unico dalla zona, dalla razza, che è molto importante, e dal pascolo. Qual è la particolarità che avete portato qui al Villaggio di Roma? Abbiamo portato, diciamo, sia la tradizione che l'innovazione della nostra provincia. Quindi la tradizione, la frutta trasformata, in questo caso abbiamo la spremuta di mela e le bacche di goji, che è un nuovo frutto tibetano che abbiamo iniziato a coltivare a Lagnasco. Lo essicchiamo e lo vendiamo in sacchetti da 60 grammi e poi abbiamo appunto la spremuta da un litro. In realtà vedo anche dei prodotti che fanno gola al pubblico femminile, non solo, perché si tratta di cosmetica. Sì, da 2 anni a questa parte abbiamo deciso di trasformare i nostri frutti e utilizzare le loro proprietà per creare delle creme cosmetiche. Il goji in Piemonte è una cosa un po' particolare. Sì, diciamo che siamo stati tra i primi a piantare le bacche di goji. È un frutto che ha tantissime proprietà benefiche, quindi è molto apprezzato, specialmente ultimamente che le persone fanno diete, e quindi è un integratore fantastico. Villaggio Coldiretti Roma, abbiamo portato le nostre nocciole, i prodotti che trasformiamo a base delle nostre nocciole, quindi prodotti da forno, torte, biscotti, alcune creme spalmabili e i nostri cereali trasformati in gallette e pasta. Dolci e non solo, quali sono le vostre produzioni che più attirano i consumatori romani, i turisti qui presenti? Principalmente le nocciole naturali, quindi sia tostate che crude, e la torta di nocciola senza farina, quella che rimane un po' morbida, attira molto, e anche le gallette, che sono fatte con mix di cereali coltivati in azienda e nocciole. Noi siamo un'azienda che produce ortaggi. Il nostro fiore all'occhiello è la nostra peperonata, fatto proprio col peperone di Cuneo biologico. Devo dire con molta fierezza che, essendo un'azienda agricola bio, fare carote bio è difficilissimo. Noi ci proviamo, cerchiamo di fare il possibile e riusciamo anche a trasformarle, queste carote, in due composizioni diverse, una carota sott'aceto e una carota dolce che è introvabile perché le fanno pochissimi laboratori. È molto richiesta, sia dal punto la carota sott'aceto è molto richiesta per quanto riguarda, diciamo così, posso dirlo, i bar, perché come aperitivo va benissimo, associato all'aperitivo. Invece la carota dolce viene usata dalle massaie, quelle che
fanno ancora la torta, diciamo così, di una volta, e fanno proprio la torta di carote. Noi siamo produttori di uova biologiche e quindi abbiamo portato le nostre uova, innanzitutto. Sono uova particolari nel senso che nel mangime delle galline noi mettiamo anche l'aggiunta di semi di lino e canapa, che fa che questo uovo è molto ricco di omega 3 e quindi a livello nutrizionale è fantastico. Poi dall'uovo abbiamo pensato di fare uno zabaglione biologico e abbiamo due tipi, uno zabaglione al passito di Sicilia, che è quello più tradizionale e veramente il classico, e poi abbiamo anche visto che piace uno un po' più delicato, che sarebbe poi lo zabaglione al moscato. Il prodotto più particolare è l'olio delle nocciole, che viene fatto proprio dalla spremitura delle nocciole tostate. Una curiosità però sono anche le uova di struzzo. Sì, noi infatti abbiamo anche un allevamento di struzzi e vendiamo appunto i piccoli e le uova per uso alimentare o uso decorazione. Cosa vuol dire per voi essere a una manifestazione così grande dove tutta Italia è presente? Sì, è una grande emozione essere qui e infatti siamo molto contenti appunto di essere riusciti a venire a questo mercato. Siamo nella patria dello zafferano, ma non solo, vediamo le nocciole e tanti altri prodotti tipici del Piemonte. Che cosa avete portato a questo villaggio di Roma? Abbiamo lo zafferano, il miele allo zafferano, l'olio di nocciole, le nostre erbe aromatiche, le confetture un po' particolari come prugna lavanda, pere, fichi, vaniglia, anche accostamenti un po' particolari. Il consumatore che cosa sta apprezzando di più? Tantissimo la crema di miele e nocciole, il miele con lo zafferano, l'olio di nocciola anche, va molto. Ma vedo una chicca anche di cosmesi. Sì, abbiamo fatto fare da un laboratorio che si occupa di cosmesi naturale una crema a viso a base del nostro olio di nocciola e lo zafferano. Torniamo idealmente nel villaggio Coldiretti romano, anche la Liguria con l'olio in primo piano, ma anche il basilico e i prodotti agricoli d'eccellenza del territorio. L'ortofloro vivaismo è stata protagonista nella capitale. Non poteva mancare la Liguria, il villaggio Coldiretti a Roma, al Circo Massimo, che in tre giorni ha visto arrivare un milione di persone. Dalla Liguria sono arrivati nella capitale una squadra composta da giovani pronti a discutere dell'agricoltura del futuro e agrichef custodi della tradizione culinaria locale. A Roma, nel più grande mercato di campagna amica mai realizzato, composto da aziende agricole provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Liguria erano presenti le eccellenze portate da quattro aziende agricole, Novaro, Ramella, Damiano e Bolognesi, con olio, patè, pestola genovese, basilico genovese, DOP, biscotti alla lavanda e tanto altro ancora. La Liguria è presente a questo meraviglioso villaggio di Roma con tutte le sue eccellenze. Abbiamo portato quattro nostre aziende, giovani che da sempre lavorano con i prodotti del territorio. Abbiamo sicuramente il fagiolo di pigna e la lavanda, che un nostro socio e affezionato cerca di lavorare sempre alla ricerca di nuove ricette per stupire i clienti. Abbiamo il basilico, da cui ricaviamo un ottimo pesto, e abbiamo sicuramente l'olio extravergine d'oliva di varietà taggiasca, con il quale attraverso Coldiretti stiamo portando avanti la battaglia del riconoscimento della DOP per legare sempre di più questa eccellenza al nostro territorio. Rappresento la regione Liguria con il fagiolo bianco di pigna, con Presidio Slow Food, e con i prodotti derivati dalla coltivazione di lavanda, che io faccio distillazioni, oli essenziali e tutti i derivati. L'esperienza del villaggio è veramente una bella esperienza, perché si conoscono molte realtà e puoi portare il tuo prodotto, le tue conoscenze, la tua tradizione comunque nella città, una città come Roma, e far conoscere i tuoi prodotti, il tuo lavoro che fai in un paesino di montagna, lo puoi portare nel centro di Roma. Quali sono i prodotti a base di lavanda che hai portato oggi? Allora, abbiamo gli oli essenziali e l'acqua di distillazione, abbiamo sia lavanda ibrida che lavanda officinalis, poi abbiamo i biscotti alla lavanda che vengono fatti col fiore essiccato di lavanda officinalis, abbiamo i sali da bagno che vengono fatti con lavanda ibrida e abbiamo tutta la parte di cosmetica, quindi creme viso,
viso, creme mani, latte detergente, acqua micellare, acqua profumata, che vengono fatti con i prodotti di lavanda ibrida. Io sono venuto al villaggio qua a Roma con i prodotti tipici del nostro territorio, che è l'oliva taggiasca, uno dei prodotti principali del nostro territorio, che sono dall'oliva taggiasca in Salamoia, lavorata da tavola, diciamo, all'olio DOP Riviera Ligure, Riviera dei Fiori, e alle varie salsine che si fanno con la stessa oliva. Su. Ci puoi descrivere l'esperienza del villaggio? No, un'esperienza direi completa, c'è un mondo di gente, per cui è una bellissima esperienza, si va a contatto con molti altri produttori di altre regioni, oltre che con un pubblico interessato. La nostra azienda produce basilico e poi lo trasformiamo direttamente in pesto, unito a questi ingredienti: grana padano, fiore sardo, pinoli, olio extravergine d'oliva e aglio, oppure anche purtroppo la ricetta senza aglio. La ricetta è tipica ligure e il pesto è tipico ligure. E siamo venuti qua a questo villaggio bellissimo per farlo conoscere ai romani, a Roma. I prodotti che abbiamo portato in questo grande evento sono il nostro pesto e le olive taggiasche, che noi lavoriamo in denocciolate in salamoia. Uno dei nostri prodotti principali è appunto il pesto, che seguiamo tutta la filiera dalla produzione della foglia fino alla trasformazione. Chiaramente il pesto in olio extravergine con aglio. Com'è l'esperienza del villaggio? Allora, l'esperienza è bellissima. Guarda, noi abbiamo fatto la prima esperienza a Torino e per me è stato un grande successo, una grande affluenza di pubblico, e qua vedo che comunque secondo me sarà ancora elevato al cubo, un'esperienza eccezionale. Gabriella, com'è l'esperienza del villaggio Coldiretti? Devo dire molto interessante, bellissima, è una cosa emozionante essere qui in queste cucine e lavorare per le persone esterne che ti guardano lavorare, è veramente una cosa impagabile. E il primo giorno com'è andato? Benissimo, c'è stato tanto passaggio di persone, è stato interessante, la gente si ferma, ti chiede cosa stai facendo, ti chiede del prodotto ed è una cosa positiva. Il Villaggio delle Idee è sempre una fabbrica, un'azienda di idee. Si stanno portando avanti delle progettualità molto interessanti, applicabili soprattutto vedendo le esperienze di altre regioni, applicabili anche sul nostro territorio. Il nostro territorio è forse quello un po' più complicato rispetto alle altre regioni, ma sicuramente con delle proposte che stanno arrivando anche dalle altre regioni da prendere spunto, diventerà forse un po' meno complicato e molto più competitivo. Sicuramente la Liguria sta portando avanti, oltre che ad accogliere le proposte degli altri, siamo molto propositivi visto che abbiamo un territorio particolarmente complicato e quindi per noi forse è un po' più semplice gestire delle situazioni un po' più complesse. E quindi sicuramente il nostro apporto sarà quello di una progettualità un po' più complicata, un po' più complessa, un po' più puntuale. Quindi su un'agricoltura, e mi aggancio anche su un discorso di pesca, dove noi potremmo essere i leader a livello italiano, potremmo dare veramente un apporto importante a quello che è la progettualità a livello nazionale. Torniamo a rivisitare con la memoria il Salone del Gusto Terramale edizione 2018, che ha avuto un grandissimo successo. Anche l'ex procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli ha fatto visita allo stand Coldiretti nell'ambito del Salone del Gusto. Ancora le eccellenze del territorio piemontese, il peperone di Carmagnola e la carne del Consorzio La Granda. Tra le autorità che hanno visitato lo stand che Coldiretti ha allestito a Terra Madre Salone del Gusto 2018 c'è stato Giancarlo Caselli, presidente dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e nel sistema agroalimentare. In questa intervista Giancarlo Caselli spiega che la presenza di Coldiretti a Terra Madre è importante per diffondere cultura del cibo buono, sano e giusto. Tutto questo a tutela del consumatore come dei produttori onesti. È uno dei tanti modi, questo è tra i più significativi, per diffondere cultura del cibo non soltanto buono e sano ma anche giusto, cioè un cibo che sia garantito, presidiato dal rispetto delle regole in ogni segmento della filiera agroalimentare, così che alla fine siano tutelati da un lato il consumatore
per quanto riguarda la sua sicurezza, per quanto riguarda la sua salute, ma nello stesso tempo anche il produttore onesto, il produttore virtuoso, che non debba subire la concorrenza a volte spietata di chi gioca con carte truccate. Tra i tanti stand presenti a Terra Madre Salone del Gusto 2018 c'era anche quello del Consorzio del Peperone di Carmagnola. Sul banco le quattro tipologie da sempre coltivate, il quadrato, la trottola, il tumaticotto e il corno di bue, detto anche lungo, giallo intenso, rosso vivace, di forma conica molto allungata, oltre i 20 cm e anche un presidio, lo Slow Food. Accanto alle quattro storiche tipologie c'era anche la quinta che si è aggiunta di recente, il quadrato allungato, una varietà molto diffusa per le sue proprietà di produzione e precocità. Una tipologia chiesta dal mercato con una pezzatura più piccola e un prezzo più contenuto. Sul banco a disposizione dei visitatori anche alcuni sfiziosi trasformati a partire dalle bacche di peperone. Essere presenti qui ha una presenza mondiale, quindi ci facciamo conoscere anche a livello mondiale, anche se non abbiamo le capacità per stare su questi mercati internazionali. Comunque gettiamo le fondamenta per un domani, se riusciamo a crescere e avere una produzione maggiore, magari potremmo anche varcare i confini dell'Italia e dell'Europa, visto che il prodotto, visto dai visitatori, è molto apprezzato, sarebbe bello riuscire in questa avventura. Ma solo nel gusto portate i nostri peperoni nelle cinque tipologie in modo da farli vedere appunto ai visitatori. Normalmente qua, se riuscissimo ad avere un euro per ogni fotografia che fanno i peperoni, secondo me guadagneremo molto di più di quello che guadagniamo a vendere i peperoni, perché tutti sono entusiasti da vedere queste bellezze. Valorizzare il ceppo autoctono della razza piemontese Fassone e dei suoi allevatori che assieme rappresentano le radici del territorio. Questo è l'obiettivo del Consorzio Cuneese La Granda, che ha dato vita ad un progetto in grado di legare la terra al piatto per tutta la filiera animale. La Granda è cultura dell'alimentazione, un nuovo modello di agrizootecnia sostenibile e replicabile a livello nazionale. La Granda declina il concetto di cultura dell'alimentazione nella giusta armonia tra innovazione e conservazione delle antiche pratiche agricole. A Terra Madre, Salone del Gusto 2018, il Consorzio La Granda era presente con un suo stand. Di seguito l'intervista all'ideatore della Granda, Sergio Capaldo, veterinario buiatra e responsabile zootecnico di Slow Food. La Granda è presente come fin dal primo salone a questo avvenimento di Terra Madre. Perché? Perché vuole dare un contributo insieme agli altri a quello che sono i problemi dell'agricoltura e della zootecnia. In effetti noi, per parlare di animali, per parlare della razza piemontese, siamo passati attraverso buone pratiche agronomiche, perché sono le buone pratiche agronomiche che poi creano anche dei foraggi di qualità, che sono la base per avere una carne di qualità. Abbiamo lavorato come Granda sia nella selezione della genetica della razza piemontese, ma abbiamo lavorato anche nella trasformazione, nella cucina, abbiamo lavorato anche per evitare gli sprechi e anche, dicevo, sulle tecniche agronomiche stiamo lavorando per perfezionare e migliorare sicuramente la fertilità dei nostri terreni. Ecco quindi l'uso delle micorrize, l'uso di bioti microbici nel suolo che aiutano i nostri prati a essere più fertili e quindi dare anche un foraggio migliore che gli animali a sua volta ne traggono così un beneficio. Il progetto è un progetto che vuole andare avanti, creare proprio in provincia di Cuneo un distretto di queste aziende agricole che si riescono a sviluppare producendo sia latte, ortaggi, qualsiasi cosa, ma con questo miglioramento della parte, diciamo, microbiologica del suolo. E ora continua il nostro itinerario alla scoperta delle aziende Oscar Green, giovani dinamici imprenditori agricoli che guardano al futuro, questa volta dalla provincia di Alessandria e dalla provincia di Asti.
Menzione speciale per la categoria Campagna Amica per l'Oscar Green 2018 a Moretti Manuela del Mulino Moretti a Spigno, nella frazione Turpino. Un angolo di paradiso, lo possiamo definire così, dove sicuramente questo è un esempio virtuoso di quello che è la filiera di cui tanto si parla, quindi dal campo al prodotto finito. Manuela, vuoi raccontarci un po' com'è nata questa passione? Beh, è nata quasi per caso, a dir la verità, perché è nata dall'esigenza di non fare morire l'azienda, la piccola azienda agricola di famiglia. E ormai quasi 15 anni fa mio padre ha deciso di iniziare a seminare quelli che oggi sono conosciuti come gli antichi mais piemontesi. Da qui è nata appunto la passione per la polenta che si otteneva e da questo poi è nata l'attività del mulino e oggi mi trovo qui, ho deciso di lasciare il mio lavoro di impiegata per seguire questa passione, quindi diciamo che la nostra vera innovazione è stata quella di tornare un po' alle antiche cose, agli antichi gusti. Quindi tornare alle origini, e qui alle nostre spalle abbiamo il mulino dove comunque nasce il prodotto. Esatto, questo è un piccolo mulino a pietra che arriva dall'Austria, è fatto interamente in legno e qui maciniamo appunto i nostri cereali, quelli che coltiviamo qui a Turpino. Quindi mais antichi, in più in particolare cosa possiamo dire di questi mais? Diciamo è stata fatta una selezione di quelli che erano i mais che seminavano in origine in questa zona, andiamo dall'ottofile al pignoletto e anche altre varietà tipo il mais bianco che negli ultimi anni sta avendo un particolare successo. Abbiamo visto quindi qui il laboratorio, poi il forno dove i prodotti nascono, quindi vengono realizzati e vengono poi anche sistemati e pronti per la vendita, quindi vendita che avviene nei mercati di Campagna Amica. Esatto, i mercati di Campagna Amica ci danno una grossa mano nel poter far conoscere a più gente possibile i nostri prodotti che insomma arrivano da un territorio talmente piccolo e molto spesso anche isolato e quindi l'unico sbocco che abbiamo è appunto farci conoscere sui mercati di Campagna Amica. Il rapporto con il consumatore in questi anni è cambiato, quello che sta comunque dicendo Coldiretti da ormai quasi 20 anni sull'attenzione a quello che si porta in tavola, secondo te il consumatore lo sta recependo bene? Sì, negli ultimi anni c'è stato un cambiamento decisivo perché c'è molta più attenzione alla qualità e i nostri prodotti, visto che sono piccole produzioni locali, su questi mercati trovano veramente un successo che probabilmente qui a casa non riusciremo ad ottenere. Quindi in conclusione, farine, biscotti, focacce? Sì, abbiamo cercato di completare la filiera dal grano che seminiamo in campo fino al pane, ai prodotti da forno in generale. Marco Francesconi si è aggiudicato il premio Oscar Green per la categoria creatività, perché lui è l'inventore del ghiacciolo allo yogurt di capra. Com'è nata questa idea? Dunque l'idea è nata dalla volontà di dare un qualcosa di nostra produzione al cliente che veniva a trovarci in azienda, che è una realtà molto piacevole in cui farsi due passi nelle giornate estive, primaverili, che questa realtà che abbiamo noi è un paesino, la realtà di Moasca, è un paesino nelle colline del Monferrato, tra le vigne, e la gente viene molto volentieri a farsi due passi, abbiamo un sacco di animali qui in azienda, e volevamo appunto dare un prodotto che potesse allietare i nostri clienti che venivano a farsi due passi da noi, no? In effetti noi l'abbiamo assaggiato, questo ghiacciolo è veramente qualcosa di eccezionale. Qui siamo a Moasca, come hai detto, l'azienda agricola si chiama Alessandra Vigliani, che è poi tua zia, e questa tua passione per le caprette e per i formaggi di capra è nata quasi per caso. Spiegaci com'è nata. Ma è nata, io studiavo altro in realtà, mi è capitata 5 anni fa l'occasione di venire in vacanza in questo posto appunto che mi ha subito preso per la tranquillità e la serenità che mi trasmetteva e mia zia cercava appunto, lei aveva aperto questo caseificio da pochissimo, neanche 5-6 mesi e stava cercando qualcuno, qualcuno della famiglia con cui condividere questa realtà, qualcuno che potesse aiutarla e a me ho iniziato quasi per scherzo, infatti così a entrare in caseificio, a mettermi dietro a assaggiare i formaggi eccetera, ma è stato diciamo un amore a prima vista e ho iniziato subito a mettermi sotto a fare corsi, a chiamare tecnici che venissero a insegnarci nuove produzioni eccetera e adesso sono 5 anni che sono in questa realtà.
E quindi a 25 anni ormai è veramente offri qui in azienda una gamma di formaggi veramente completa. Cosa producete esattamente? Esattamente, noi facciamo solo esclusivamente latte di capra. La cosa che fin da subito abbiamo scelto di fare era quella di non fossilizzarsi su una sola produzione. Viviamo in una zona molto vicina a quella di Roccaverano, quindi il mondo della robiola. Siamo partiti da lì, dalla famiglia appunto dei formaggi a coagulazione lattica, per poi passare però a una famiglia di formaggi un po' più stagionata, un po' più elaborata, per poterla abbinare appunto al territorio, in realtà al territorio circostante. Noi viviamo in una zona di vino, la gente ha piacere di mangiare magari un formaggio un po' più saporito, noi facciamo ad esempio un blu di capra che sta benissimo con tante cantine, ce lo vengono a chiedere appunto da abbinare al vino. Facciamo un taleggio che abbiamo preso poche settimane fa, persino il premio eccellenza a un concorso che abbiamo fatto a Milano. Facciamo delle caciotte stagionate, famiglia di freschi, facciamo primo sale, ricotte, eccetera. E poi lo yogurt, da cui appunto poi è nata l'idea di questo ghiacciolo, che è semplicemente appunto il nostro yogurt con una piccola aggiunta di fruttato in più rispetto a quello dello yogurt, per il fatto che è più freddo e quindi si deve sentire un pochino più il sapore. Questo yogurt congelato a forma di ghiacciolo, appunto, che ha dato il nome, abbiamo inventato il nome, brevettato a marchio europeo, registrato, e il nome Yo Ice, appunto, Yo Ice ghiacciato. Allora tutti a degustare, ad assaggiare, a godere con questo ghiacciolo Yo Ice qui a Moasca, in provincia di Asti, azienda agricola Alessandra Vigliani con Marco Francesconi. Spazio ora agli eventi e alle manifestazioni dal territorio piemontese, anteprima sulla Fiera del Marrone di Cuneo, evento nazionale che è anche l'occasione per fare due chiacchiere sullo stato di salute del comparto castagne, cresciuto molto negli ultimi 5 anni ma leggermente diminuito a livello di produzione proprio nell'ultimo anno. Poi Scarnafigi nel Saluzzese, sempre in provincia di Cuneo, città dei formaggi, la onora anche un famoso pittore che ha dipinto proprio un'opera dedicata alla e alla raschera D.O.P. Ancora la barbera protagonista a Torino, la barbera D.O.C.G. dell'Astigiano. Oggi ci troviamo a Boves, in un castagneto in cui da una decina di giorni è in corso la raccolta di castagne, e siamo con Simone Marchisio, un tecnico ortofrutticolo dell'agenzia 4A di Coldiretti Cuneo, al quale vorrei chiedere di tracciare un quadro generale dell'andamento dell'annata. Come sta andando la raccolta di castagne qui a due passi da Cuneo, ma anche nelle altre aree montane di fondovalle della nostra provincia? Allora, in questi giorni, come già accennato prima, da circa una settimana, 10 giorni, abbiamo iniziato la raccolta delle castagne con le varietà locali, quindi parliamo di castagno europeo, e più che altro concentrate nelle zone storiche di montagna. Siamo praticamente al termine della raccolta degli impianti più specializzati con ibridi, quindi castagni ibridi tra europeo e giapponese, dove la raccolta invece abbiamo iniziata all'incirca all'inizio di settembre. Sono impianti che si sono sviluppati principalmente nelle zone più pianeggianti, quindi abbiamo anche un anticipo dovuto all'esposizione degli impianti, ma soprattutto un anticipo dovuto appunto alle caratteristiche di queste piante ibride. L'annata, nonostante le condizioni climatiche particolarmente difficili del 2018, abbiamo avuto un periodo molto piovoso durante la fioritura, quindi condizioni non ideali per la fioritura di questa pianta, e condizioni di caldo fino ad alcune settimane fa, quindi in piena inizio raccolta degli impianti con piante ibride abbiamo avuto delle temperature particolarmente anomale e alte che hanno causato anche alcuni problemi in fase di raccolta. Già durante il periodo estivo, valutando le piante, immaginavamo un calo produttivo. Questa è una pianta anche molto difficile da andare a stimare, perché ha già di per sé una tendenza a fare alternanza di produzione, quindi ogni annata è particolarmente diversa anche per diversità di carico e scarico delle piante. Sugli ibridi possiamo mediamente dire, dagli impianti che abbiamo monitorato, una riduzione delle produzioni del 20-30%, poi c'è anche molta diversità tra un impianto e
l'altro, età dell'impianto, gestione culturale, quindi è molto difficile fare un andamento molto omogeneo tra i diversi impianti. Per quanto riguarda queste produzioni, adesso dopo circa una settimana e 10 giorni possiamo dire che non in tutti gli impianti ci sono dei cali produttivi, per esempio nell'impianto dove ci troviamo adesso si può già vedere che la raccolta è abbondante, interessante e probabilmente sarà anche superiore a quella del 2017. Mediamente abbiamo riscontrato qualche problemino in più rispetto alle annate passate di cidia, quindi di scarto durante la fase di raccolta, quindi l'agricoltore ha una quantità maggiore di scarto dovuto a queste problematiche di insetti che effettivamente in impianti come questo in montagna non vengono gestite con insetticidi perché la coltivazione è completamente di tipo naturale. Stiamo però anche cercando di sviluppare altre tecniche, soprattutto quella della confusione sessuale o dell'utilizzo di insetticidi naturali che potrebbero trovare spazio anche in applicazione di frutteti come questo per risolvere questo problema del cidiato, quindi un problema che stiamo vedendo anche alcune un incremento con dei dati sicuramente non simili ad altre zone d'Italia, perché per esempio in sud Italia i danni da cidiato sono nettamente più alti rispetto alla nostra situazione storica, però stiamo lavorando anche su questo discorso per andare ad aumentare la produzione vendibile di un impianto di castagne, visto anche che negli ultimi anni questa cultura si sta rinnovando, c'è un maggiore interesse da parte degli agricoltori, visti anche i prezzi particolarmente interessati delle annate precedenti. Ecco, proprio a proposito di prezzi, abbiamo detto la qualità nel complesso è buona, l'abbiamo visto ad esempio in questo impianto. Possiamo dire altrettanto dei prezzi quest'anno? Ma a differenza degli anni passati, dove abbiamo avuto delle remunerazioni molto alte, molto interessanti, che hanno spinto anche moltissime aziende ad investire sul castagno, quindi in nuovi impianti, quest'anno possiamo dire che siamo partiti con dei prezzi molto molto interessanti per quanto riguarda le produzioni degli ibridi, quindi nella prima metà di settembre, primissimo inizio di raccolta, dove abbiamo per questo tipo di prodotto anche toccato i 4,50 euro al chilo. Purtroppo da metà settembre abbiamo avuto un crollo, ma questo possiamo dire è un crollo dei prezzi a livello nazionale. Quindi c'è stato un calo drastico di movimento di prodotto a livello nazionale con una precipitazione di prezzi e è anche abbastanza difficile capire l'andamento dei prezzi nelle ultime settimane, però possiamo parlare di qualcosa dai 2 euro ai 3 euro al massimo, quindi abbiamo comunque un dimezzamento possiamo dire dei prezzi. Per quanto riguarda invece le produzioni di castagne locali, quindi di castagno europeo, anche qua i prezzi che si sono sentiti in giro sono molto oscillanti, partiamo da 1 euro, 1,20 euro, abbiamo sentito in alcuni casi per produzioni magari qualitativamente più buone anche sentire qualcosa vicino ai 2 euro, però è molto difficile tracciare una linea dei prezzi perché in queste settimane siamo in una situazione anche con gli agricoltori abbastanza di buio, cioè non abbiamo delle idee molto precise sull'andamento dei prezzi, ma è una cosa che stiamo vedendo a livello provinciale, regionale e informandoci anche a livello nazionale, quindi c'è un discorso di mercato abbastanza confusionario e abbastanza strano rispetto alle annate precedenti, dove invece l'andamento prezzi richiesta era molto più limpido e molto più facile da capire. Ecco. Dal tecnico al produttore, siamo con Giancarlo Giordano, titolare di un'azienda agricola qui a Boves e di questo castagneto in cui ci troviamo oggi. Giancarlo, quale varietà coltivi? La maggior parte abbiamo tutto carrone rosso, anche ci sono anche qualche piante di marroni che noi li chiamiamo le marubie. E poi il resto è tutto carrone rosso, intanto una pianta di selvatico, ma non conta. Ok, garrone quindi è una varietà molto pregiata per il nostro territorio? Molto pregiata e quest'anno anche una buona pezzatura e anche avevo un po' paura per il marciume sottopelle che in questi giorni è sparito. Bene, ottime notizie allora. Anche il cinipide immagino ormai è un ricordo lontano. Sì, per fortuna perché siamo stati 10 anni senza raccogliere o raccogliere pochissimo. E ora sono 5 anni che comunque abbiamo di nuovo delle buone soddisfazioni. E tra una settimana andrà in scena la 20ª edizione della Fiera del Marrone. Ci sarà anche Coldiretti Cuneo e siamo qui oggi proprio con il vice direttore Lauro Pelazza, al quale vorrei chiedere perché Coldiretti anche quest'anno punta sulla Fiera Nazionale del Marrone e la sceglie come uno degli appuntamenti principali dell'autunno nella Granda. Coldiretti ha sempre creduto in questa manifestazione, abbiamo sempre partecipato fin dalla prima edizione
possiamo dire che siamo anche orgogliosi di aver contribuito a far crescere questa manifestazione, tant'è vero che oggi è una manifestazione di carattere nazionale ed è una manifestazione che anno dopo anno continua ad incrementare i visitatori, siano essi cittadini, consumatori e soprattutto anche turisti, che continuano sempre ad aumentare. E quindi questo per noi costituisce veramente un motivo di soddisfazione, poter partecipare insieme alle nostre aziende che anno dopo anno sono in grado di esitare i prodotti, le produzioni, i percorsi fatti e quant'altro, a un pubblico vastissimo, e quindi credo a contribuire insieme a tutte le altre partecipazioni alla fiera a far sì che Cuneo diventi per 3 giorni veramente la capitale di quella che è, diciamo, le produzioni tipiche della nostra provincia. Può darci qualche anticipazione sulle iniziative Coldiretti Campagna Amica che i visitatori scopriranno in fiera? Sì, sono diverse e molto articolate. In Piazza Galimberti ci saranno oltre 50 aziende che aderiscono al circuito Campagna Amica, che quindi esiteranno i loro prodotti, che praticamente ricomprendono tutti i prodotti tipici e non della nostra provincia. L'autunno è anche un momento favorevole a questo e quindi i consumatori avranno di che scegliere. Ci sono i laboratori del gusto, dove abbiamo i nostri agri chef che confezioneranno dei prodotti con delle ricette tipiche del territorio, e poi ci sarà una platea che degusterà questi prodotti, quindi il laboratorio del gusto sempre in Piazza Galimberti. Abbiamo un punto ristoro in Piazza Galimberti, dove invece verranno somministrati dei pasti i cui prodotti sono forniti da aziende agricole, e soprattutto valorizzeranno le produzioni agricole, in particolare la carne piemontese. Ci sarà la didattica, come sempre è un qualcosa che anno dopo anno si rigenera. Abbiamo già da pochi giorni avviate le iscrizioni, ci sono oltre 1000 bambini già prenotati, è un motivo anche questo di grande soddisfazione, dove le nostre aziende avranno dei laboratori e illustreranno a queste nuove generazioni, diciamo, le dinamiche di produzione, delle produzioni nostre tipiche. Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre torna Vendemmia Torino Grapes in Town, la rassegna che mette in mostra l'eccellenza vitivinicola piemontese. La manifestazione, giunta ormai alla seconda edizione, ha in programma un calendario ricco di eventi. L'evento promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte è realizzata con la collaborazione della città di Torino. Per questa seconda edizione la rassegna si arricchirà di un giorno in più di appuntamenti. Come accade nella passata edizione, l'eccellenza vitivinicola piemontese invaderà il cuore storico e culturale della città con degustazioni e masterclass di grandi vini curate da Piemonte Land of Perfection e dai consorzi di tutela soci. Il programma ha l'obiettivo di far scoprire ai visitatori ricco patrimonio vitivinicolo regionale attraverso visite in musei e sedi storiche, workshop e degustazioni. È una curiosità anche per noi, perché noi, il mondo del vino, come dicevo prima, siamo, diciamo, un po' più agresti, un po' più agricoli. Il fatto di poter avere la possibilità invece di avvicinarci a una metropoli come Torino in collaborazione col turismo, perché anche questa è una grande novità. Cioè, secondo me il messaggio che deve uscire da questa manifestazione, la sinergia tra gli attori di una regione con vari compiti, ognuno con le proprie responsabilità, ma con un unico intento, quello di promuovere una regione intera che è il Piemonte. Noi, mondo del vino, lo facciamo normalmente, perché andiamo in giro per il mondo a vendere i nostri vini, siamo uno dei primi ambasciatori sia della qualità ma anche dei nomi che portiamo. Spesso e volentieri i nostri nomi accompagnano anche le città, ad esempio l'Asti, non so, la Barbera d'Asti, piuttosto che Chieri, come la Frese di Chieri. Cioè, quindi dentro di noi c'è già un messaggio diretto nei confronti del territorio che rappresentiamo, però questa è un'occasione anche per coinvolgere la città che è capoluogo. Non dimentichiamo che in questo territorio l'80% è patrimonio dell'umanità, quindi parliamo veramente di grandi eccellenze. Patrimonio UNESCO, Langhe Roer e Monferrato è un altro biglietto da visita che solo il Piemonte in questo momento, il mondo del vino, può vantare di avere. Questa è una bella iniziativa, è il suo secondo anno, cerchiamo di farla crescere naturalmente, perché
La motivazione enogastronomica è la prima motivazione di turismo in Piemonte. Quindi tra l'altro un turismo molto, come dire, spendente, quindi che lascia sul territorio, che è ambasciatore di una grandissima filiera, importantissima filiera produttiva, che è quello vitivinicola e quello delle nostre tipicità. Quindi noi pensiamo che Torino debba essere la vetrina di questo, essere al servizio del territorio piemontese. Noi in questo momento stiamo viaggiando Torino e territori per venderli nel mondo. Io credo che abbia ancora ampissimi margini di crescita. Le faccio un esempio: nel biellese, su 40.000 ettari che erano coltivati a vigneti, oggi solo su 1.000 ettari sono coltivati a vigneti. Lo stesso vale per vini come il Carema. Quindi vuol dire che c'è ancora spazio per crescere, magari diversificando non solo le nostre 3B, Barolo, Barbaresco, Barbera, ma anche tutti gli altri vini, anche bianchi. Più che grandi cose da questo evento, mi aspetto grandi cose da tanti eventi che abbiamo organizzato legati al cibo. Cioè noi siamo andati a posizionare Torino, non casualmente, ma con la regione, con la Camera di Commercio, con le varie associazioni, come capitale del cibo. Questo era il nostro obiettivo. Per questo voi avete visto tantissimi eventi dedicati al cibo. Questo è il vino, ma abbiamo avuto il caffè, avremo il vermouth, abbiamo avuto il riso, abbiamo Terra Madre, abbiamo il cioccolato, abbiamo la pasticceria, insomma, posso andare avanti a lungo. Perché è un traino importante sia per il turismo, sia per l'economia, nostra economia, oltre che sull'auto, sull'aerospazio, come sapete tutti, è anche un'economia basata sulle eccellenze enogastronomiche. E il vino è un'eccellenza enogastronomica. Vi diamo tutto appuntamento per il 19 ottobre, queste splendide 3 giorni di una splendida vendemmia a Torino. Ancora fiere, manifestazioni ed eventi che hanno come argomento principale o come protagonista un prodotto agricolo. A Bigone, in provincia di Torino, il mais e i cavalli. A Paesana, i prodotti tipici della Valle Po, nel Saluzzese. Il miele invece a Ferrere nell'Astigiano e contemporaneamente l'asino a Cagliano. Siamo sempre in provincia di Asti. E poi a Faule, la mitica Bagna Cauda, fino a martedì 16 ottobre. Presidente, con piacere che ogni anno ci ritroviamo nei nostri studi per presentare la vostra manifestazione, o meglio le vostre manifestazioni, perché sono veramente numerose quelle che organizzate nell'arco di tutto l'anno a Vigone. Siamo dunque in provincia di Torino, in questa occasione presentiamo Mais e Cavalli, 20ª Mostra Mercato Nazionale. Parliamo di un evento che si terrà dal 19 al 20 al 21 ottobre, ovviamente, come dicevo, a Vigone. Sì, esatto, siamo arrivati al compleanno del 20° anniversario di questo evento e quest'anno, per festeggiare ancora di più questa manifestazione, abbiamo degli eventi importanti. Quello che richiama soprattutto l'ambiente dei cavalli, che sarà la presenza del mitico, del capitano Varengil, uno dei migliori e più importanti trottatori degli ultimi anni, che sarà presente al gala di sabato sera. Quindi avremo poi un gruppo di esibizioni equestri che, grazie alla cura dei Cavalieri del Pellice, che sono sempre alla ricerca di qualche cosa di spettacolare, avremo la presenza di gruppi composti esclusivamente da ragazze. Oltre a questo, non dimentichiamo la parte gastronomica, che ci sarà sempre presente con dei piatti tipici a base di polenta, e anche la parte culturale, quindi ci sarà un bel spettacolo al Teatro Selve, un monologo interpretato da un nostro vigonese, Enrico Ponzio, con la regia di Vittorio Aime. Ci sarà l'inaugurazione della tradizionale panchina d'artista, che quest'anno sarà di Nicola Bolla, e una mostra di pittura presso la nostra sede della Proloco. Veramente numerosi gli appuntamenti che spaziano in diversi settori. Il momento clou, la giornata più importante, lo possiamo dire, sarà poi la domenica. Sì, la domenica è quella che richiama maggiori visitatori, dove ci sono anche 2 spettacoli equestri e dove c'è anche una rievocazione storica, dove ci sono parecchi figuranti in costumi del Novecento, sia adulti che bambini, che faranno una bellissima rappresentazione storica e teatrale in Piazza Vittorio Emanuele.
Presidente, con questa manifestazione, che come diceva giustamente lei è arrivata alla 20ª edizione, siete riusciti a racchiudere due importanti prodotti tipici del vostro territorio di Vigone, ovvero il mais e in questo caso anche il settore equestre. Sì, queste sono due importanti realtà. In questi ultimi tempi quello questo è stato un po', diciamo, andato un po' in crisi, ma comunque speriamo che ci sia una buona ripresa, e quello del mais che continua a essere una risorsa importante per la nostra realtà. Ricordiamo dunque in chiusura l'appuntamento. Sì, il 19 e il 20, 21 di ottobre. L'autunno, soprattutto in provincia di Cuneo, nella provincia grande, è ricco di manifestazioni, dunque rendiamo il giusto e meritato omaggio ai colori autunnali, fiere, sagre ed eventi dislocati un po' in tutta la grande. A Paesana, domenica 21 ottobre, vice sindaco, ci sarà un importante appuntamento che con piacere presentiamo ai nostri telespettatori. Grazie mille, sarà la 20ª edizione, come ogni anno cerchiamo di creare un evento che possa soddisfare un po' tutti i gradi di età, e quindi abbiamo giochi per i bambini, abbiamo i capi di bestiame sul lungo Po con giochi, giri sui cavalli, sugli asini, e poi ci sarà le bancarelle lungo tutte le strade. Dalle 10 del mattino la fiera avrà il suo inizio con il taglio del nastro da parte del sindaco e delle autorità. Ci saranno le premiazioni per i vari allevatori, quindi consegneremo le ciocche. Poi da lì in poi ognuno sarà libero di poter visitare la fiera come meglio crede. Quindi potrà iniziare dalla piazza di Santa Margherita, dove ci sono di solito i piccoli frutti, poi ci sarà l'area mercatale lungo tutta la via, e poi sulle piazze di Santa Maria invece ci saranno più giochi per i bambini, associazioni. Ce n'è veramente di tutti, per tutti i gusti e di tutto e di più. Una rassegna incentrata soprattutto sulla zootecnia, immagino che sia importante anche dal punto di vista economico e lavorativo occupazionale per Paesana. Sì, perché comunque in montagna, nei piccoli paesi, diventa sempre più difficile trovare lavoro, e quindi è giusto riconoscere gli antichi mestieri, e quindi abbiamo nuovi giovani che comunque affrontano questi tipi di attività che sicuramente non sono facili, però permettono appunto ai piccoli paesi di sopravvivere. Vice sindaco, lei ha parlato di non soltanto di diversi bestiami, del ovini, caprini, quindi avete più produzioni. Sì. Noi svolgiamo la fiera alla 3ª di ottobre proprio per permettere a tutti questi allevatori di scendere dalle montagne con il bestiame, e quindi il sabato avverrà semplicemente una passeggiata con un 80-100 capi bovini, che potrà essere affrontata con le famiglie, e poi il sabato sera si svolgerà una cena sul lungo Po, per poi invece dalla mattina della domenica dare inizio alla fiera vera e propria. Il 21 ottobre a Ferrere, nuovo appuntamento con Ferrere Miele, naturalmente una manifestazione dedicata al prodotto tipico del vostro territorio. Che cosa avete organizzato? Beh, quest'anno siamo alla 5ª edizione, c'è sempre l'importanza del concorso Ferrere Miele, quindi parteciperanno come al solito più di 100 aziende apistiche, e quindi porteranno i loro campioni, quindi per il pubblico potranno assaggiare questi campioni di miele che sono veramente fantastici, arrivano da tutto il Piemonte, quindi vi aspettiamo numerosi. Poi le caratteristiche sono quella di bancarelle molto selezionate, avremo un'animazione per i bambini più piccoli, abbiamo la cerca del tartufo, delle esposizioni e sfilate di supercar e auto d'epoca con i trattori, diciamo quelli che sono le attrazioni classiche della fiera. Vogliamo essere attaccati alle tradizioni, quindi musica tradizionale, batti, diciamo la trebbiatura, ecco, del grano turco, tante altre cose. Quindi una manifestazione eterogenea, rivolta alle famiglie ma rivolta un po' a tutti i curiosi del territorio. Tutti curiosi, vogliono assaggiare il miele, vogliono assaggiare i nostri salumi che a Ferrero sono molto importanti, e anche un occhio alla cultura, quindi mostre di pittura, presentazioni di libri, speriamo di avere ospiti importanti come gli anni scorsi, e quindi siamo ben contenti di fare una fiera eterogenea, anche se il prodotto di punta chiaramente è il miele. Il 21 ottobre l'appuntamento è a Ferrere con Ferrere Miele.
Appuntamenti gastronomici, serate danzanti, raduni, mostre fino a martedì 16 ottobre. E partita si è inaugurata ieri a Faule la tanto attesa festa della Bagna Cauda con la consegna del Fouillot d'Oro a Franca Biglio e l'investitura dei nuovi confratelli della confraternita della Bagna Cauda di Faule. Ricco il programma di eventi che proseguirà fino a martedì con gli imperdibili appuntamenti gastronomici per deliziarsi con l'antica e piemontesissima ricetta contadina. 22esima festa della Bagna Cauda sta per iniziare in questa edizione preparata sempre magistralmente dalla nostra Proloco e da tutti i nostri volontari. Avremo durante l'inaugurazione la consegna dei Fouillot d'Oro, una alla presidente dei piccoli comuni Franca Biglio e l'altro al presidente all'ente parco del Monviso. Quest'anno poi abbiamo molti gemellaggi fra i comuni con i prodotti tipici del territorio, ultimi che si sono aggiunti oltre a Cervere, Caraglio, Carmagnola, abbiamo Cavaller Leone, Genola, Narzole, Melle e cercheremo sempre di valorizzare il territorio. Durante la manifestazione avremo 5 giorni, tutte le sere serviremo la Bagna Cauda, la domenica anche a pranzo. L'anno scorso son venuti a trovarci 10-12 mila visitatori, speriamo di superare i 12.000 quest'anno. Partiamo questa sera, giovedì 11, con inaugurazione, poi ci sarà una cena di gala per autorità e nostri amici e gli sponsor e poi ci sarà una serata con i Bagutti. Proseguiremo domani sera con Giuliano I Baroni, sempre degustando la Bagna Cauda. Sabato ci sarà i Panama, sempre mangiando con la Bagna Cauda. Il clou è domenica, dove ci sarà il mercatino per le vie del paese, e dove a mezzogiorno chi vuole può fare il giro, il trenino per le presso le cave Fontana, ci sarà un raduno d'Auto d'Epoca e Abart e ci sarà anche degli amici con le macchine radio telecomandate che farà un po' di spettacolo. Poi nel pomeriggio ci sarà una dimostrazione latinoamericano dance di Moncalieri e la quinta edizione dei Miscane qua a Faule. Proseguiamo lunedì un'altra serata con Luigi Gaglia e mangiamo sempre la Bagna Cauda. E concludiamo il martedì sera con l'elezione di Miss Faule, organizzata da Elisa Moriale. Mi dimenticavo, domenica sera ci sarà Sogno dei Castelli a trattenere le persone. Volevo ringraziare tutte le persone, tutti i volontari di tutte le associazioni di Faule e non di Faule che ci hanno dato una mano a preparare questo evento, perché se non c'è il volontariato non si può fare nulla. Li ringrazio sempre di cuore, perché senza loro non si può fare niente. Grazie di tutto. È tutto per questa puntata di Obiettivo Agricoltura, vi ricordo subito dopo la sigla la consueta rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Fedagri, Confcooperative. Con Obiettivo Agricoltura, appuntamento alla prossima settimana, buon proseguimento con i nostri programmi, come sempre sulle frequenze di Telecupole. Grazie e arrivederci. La trasmissione è stata offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge.